Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, ben trovati in questa nuova puntata con la nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e oggi siamo in compagnia del buon Photoshop. Grazie ad un amico di Facebook, di Total Photoshop, ovviamente oggi realizziamo un effetto molto simpatico, si chiama Out of Bound e appunto simula in un certo senso l'effetto 3D, ovvero fa sì che le nostre immagini escono dal piano appunto della fotografia. Ma vediamo a monitor di che cosa sto parlando. Ecco qui. Questo è l'effetto che realizzeremo nella puntata di oggi. Quindi bando alle ciance, passiamo subito all'immagine originale, eccola qui, e andiamo immediatamente a duplicare il livello di sfondo. Quindi Command J o Control J se lavorate su un PC, ecco che abbiamo duplicato la nostra immagine. Sblocchiamo lo sfondo e se anche voi avete la Creative Cloud CC, è sufficiente fare clic sull'iconcina del lucchetto sul livello di sfondo ed ecco che il mio livello diventa 0. Ora vado ad ingrandire il quadro che ospita la mia immagine, quindi attraverso il menu immagine, dimensione, quadro, vado a dargli una dimensione di circa 20 per 15 centimetri, leggermente più grande della mia fotografia. Voilà, giusto per regalare dell'aria intorno alla mia immagine. Vado a creare il livello che sarà poi lo sfondo di questa cartolina. Lo riempio, in questo caso di colore bianco, e con un effetto, uno stile di livello, gli sovrappongo una sfumatura da bianco, anzi da nero a bianco va benissimo, radiale, la invertiamo e gli abbassiamo l'opacità, giusto per dargli un po' quell'effetto di luminosità al centro. Voilà, ecco che abbiamo realizzato anche lo sfondo. Dopodiché dobbiamo creare la cornice che poi sarà quella della nostra fotografia. Anche in questo caso togliamo la visualizzazione dei nostri livelli, come vedete si vede già il tracciato che ho preparato precedentemente, creiamo un nuovo livello e in maniera molto semplice su questo nuovo livello realizziamo una selezione rettangolare, anche piuttosto casuale. Ora attraverso il menu modifica tracciamo questa selezione, gli diamo uno spessore abbastanza importante tipo 70-80 pixel di colore bianco e facciamo sviluppare questa traccia all'interno della mia selezione, così in modo da avere gli angoli perfettamente a 90 gradi. Diamo un bel ok, ecco il nostro bordo della nostra cartolina. Beh, fino a qui tutto veloce, tutto rapido, abbiamo creato il bordino della cartolina che ospiterà appunto l'immagine e dopo posta in prospettiva farà uscire quella che è la torre aragonese di questa bella fotografia. Per distorcere questo bordo veramente ci sono tantissime strade, Photoshop ci propone sempre un sacco di possibilità per raggiungere un risultato, possiamo trasformarlo in un livello 3D o possiamo distorcerlo in prospettiva appunto con l'opzione di trasformazione. Io preferisco distorcerlo a mano libera, vediamo come. Togliamo la selezione, quindi Command D o Control D se lavorate su un PC e vado a selezionare la scorciatoia da tastiera che mi permette la trasformazione libera di questo livello, quindi Command T o Control T. Se mi avvicino alle maniglie di questo box di trasformazione con il tasto Command premuto, la mia iconcina, la mia frecciolina, il mio cursore cambia di aspetto, diventa una frecciolina bianca. A questo punto ho la possibilità di muovere indipendentemente una maniglia da tutte le altre. Torniamo alla dimensione reale e rifacciamo la trasformazione. Voilà, mi sposto in modo da far sembrare la trasformazione una vera e propria prospettiva. Tolgo il tasto Command e riposiziono la mia cornice. Dopodiché con il tasto Shift posso ingrandire in proporzione nuovamente la cornice che ho creato. Voilà, la trasformazione è abbastanza casuale in un certo senso e anche
voglio dire, a mio piacere. Quindi voi potete realizzare in un certo senso l'angolo di visualizzazione di questa trasformazione un po' come vi pare e vi piace. Quando avete raggiunto la prospettiva che vi interessa, con un semplice invio, avete applicato la trasformazione. Ora non dobbiamo fare altro che inserire la nostra fotografia all'interno della cornice. Alla base di questo lavoro c'è un'accurata selezione del soggetto che vogliamo far fuoriuscire. In questo caso, per velocizzare i tempi, ho già preparato un tracciato intorno ovviamente alla mia torre aragonese, quindi vi risparmierò almeno la visualizzazione della creazione del tracciato. Bene, torniamo a far vedere le nostre fotine, eccole qui. E ovviamente selezioniamo il primo livello, andiamo nei tracciati dove appunto c'è creato il tracciato intorno alla mia torre, lo trasformiamo in selezione e grazie a questa selezione creiamo la prima maschera. Questa maschera mi permette di isolare in questo caso la torre appunto della mia fotografia, ma noi terremo sempre insieme e collegate i nostri livelli, quello che ospita solo la torre e quello che ospita tutto il panorama. Nello specifico ora li selezioniamo e li trasformiamo, quindi Command T, in modo da occupare tutto lo spazio libero all'interno della cornice. Nuovamente tengo premuto il tasto Shift e mi ingrandisco tirando da un angolino in modo da andare a coprire, voilà, tutta la superficie della mia cornicetta. Invio. Certo che ingrandire un'immagine non è il procedimento più corretto, ma in questo caso l'ingrandimento non è importante, non è evidentemente un processo che va a rovinare la nostra fotografia, quindi possiamo anche concedercelo. Bene, ora non ci resta che posizionare la nostra cornicetta tra le due immagini. Voilà che la prima parte è fatta. Dobbiamo semplicemente escludere dalla nostra visualizzazione tutto quello che è al di fuori della cornice. Per farlo scegliamo la strada più facile, quindi andiamo a selezionare con la bacchetta magica l'interno della cornice, Command D, ricordiamoci di fleggare i pixel contigui, voilà, selezioniamo l'interno e grazie a questa selezione andiamo a creare la maschera del secondo livello con l'immagine. Basta premere il tasto ed ecco che abbiamo creato il nostro out of bound. All'interno della cornice troviamo tutto il paesaggio, mentre all'esterno o che fuoriesce dall'immagine c'è solo la nostra torre aragonese. Tutto grazie a delle semplici selezioni molto accurate e a delle maschere. Completiamo il lavoro con una semplice ombra. Per realizzare l'ombra utilizzo la selezione di questa stessa maschera, quindi con il tasto Command o Control se lavorate su un PC, basta fare clic e su di un nuovo livello che posizionerò sotto, al di sotto di tutto, non faccio altro che riempirlo di nero. Quindi al menu Modifica, la voce Riempi, scegliamo il colore nero e diamo un bel ok. Togliamo la selezione e muoviamo questo livello in modo da farlo apparire qui sotto. Voilà, ecco la nostra ombra. È sufficiente dare un filtro di sfocatura abbastanza ampio in modo che si ammorbidisca, non troppo, forse un po' esagerato, diamo un bel ok, abbassiamo l'opacità e se vogliamo rendere il tutto un pochino più realistico applichiamo anche qui una trasformazione, quindi nuovamente Command T o Control T e questa volta facciamo clic sulla trasformazione che ci permette di distorcerla. L'iconcina la trovate sulla barra delle opzioni e attraverso questa gabbia ecco che possiamo andare a modificare la forma dell'ombra e dare proprio un aspetto un pochino più realistico a questa fotografia poggiata sullo sfondo. Bene, termina qui in maniera molto semplice e rapida la realizzazione del nostro out of bound. A voi buon divertimento con Photoshop e vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter e di comunicare con noi attraverso i social network. Come vedete funziona. Tutti i click li trovate qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cri. Thank you.